Salve e bentornati su Viral Top Italia, il canale del mistero. La spiegazione più ragionevole, data circa l'apparizione spettrale e di fenomeni paranormali in genere, è che si tratta di energie che sono impregnate come cicatrici psichiche nella nostra dimensione, in quei luoghi dove sono state protagoniste di eventi talvolta macabri. E sicuramente tra i luoghi che nel tempo hanno assorbito il maggior numero di energie troviamo gli hotel, che risultano essere luoghi ideali in quanto vi sono accadute cose di ogni genere a causa delle molteplici persone che ivi si recarono per vacanze o quant'altro. Esistono tante storie sugli hotel infestati, ad esempio quella dell'Hotel Cecil, posto davvero terrificante, al quale abbiamo dedicato un intero video. Ma il Cecil non è l'unico hotel inquietante. Ed è per questo che ti chiediamo di salire sul treno del terrore, perché oggi in Viral Top faremo un tour degli hotel infestati più terrificanti al mondo. Prima di incominciare, vi ricordo di dare like al video, iscrivervi al canale ed attivare la campana. Buona visione. Hotel Eden. Situato alla Falda, in Argentina, a prima vista sembra solo un hotel ed una spa di lusso, che nella sua storia ha avuto l'onore di aver ospitato i reali di tutto il mondo. Ma tra le sue mura nasconde un enorme numero di manifestazioni paranormali che lo rendono protagonista di eventi davvero terrificanti. Lavoratori e visitatori dell'hotel sono riusciti a testimoniare rumori, ombre umane e tutti i tipi di fenomeni di disturbo che si ripetono con molta frequenza. Uno degli eventi terrificanti più segnalati accade ai visitatori che arrivano lì con i loro bambini. Molte volte i bambini chiedono ai genitori il permesso di giocare in una stanza invitati da un'altra bambina. Quando i genitori però portano lì i figli, questa stanza è vuota e dal solo avvicinarsi si avverte un notevole calo di temperatura. Secondo i lavoratori dell'hotel, la bambina non è altro che il fantasma di Ana Aimes, la figlia più giovane di un prestigioso medico della città, morta in albergo dopo essere stata vittima di una strana malattia. Ma Ana non è il solo fantasma che si trova all'interno dell'Hotel Eden, che senza dubbio in pochi esiterebbero ad affermare che si tratti del luogo più terrificante dell'intera Argentina. Hotel Burchianti. Situato a Firenze, questo bellissimo hotel era una volta la tappa preferita di artisti, musicisti e politici all'inizio del XX secolo. Ciascuna delle camere e ciascuno dei corridoi è decorato nei più minimi dettagli, conferendogli un'aria di eleganza che a prima vista non farebbe pensare a nessuno che sia un luogo invaso dagli spettri. Tanto che molti lo considerano la versione reale dell'Hotel The Shining. Storicamente, gli ospiti hanno affermato che di notte si vedono sagome di bambini che saltano e corrono attraverso i corridoi, e persino una donna fantasma che di solito viene vista seduta su di una sedia a dondolo. Ma il luogo in cui, dove si manifesta più attività paranormale, è in una stanza conosciuta come sala affresco. Lì, sia gli ospiti che i lavoratori affermano di essere coinvolti in una serie di sentimenti che vanno dalla desolazione alla disperazione, oltre ad avere la costante sensazione di essere osservati da un numero immenso di persone. Oltre a questo, ci sono state anche segnalazioni di eventi in cui è come se qualcuno soffiasse del vento gelido in faccia ai malcapitati ospiti. Ma l'evento più temuto che si verifica nel soggiorno è l'apparizione costante di una figura spettrale, che è stata soprannominata l'Uomo Brillante, in quanto appare circondato da un'intensa luce brillante.
Hotel Chelsea. Situato a New York, vi hanno alloggiato innumerevoli artisti, scrittori, poeti e musicisti. Ma raggiunse il suo apice quando Sid Vicious, il bassista della band dei Sex Pistols, pugnalò la sua ragazza a morte. Lo stesso Vicious morì in hotel pochi giorni dopo a causa di un'overdose, prima di poter essere processato. Ma non fu l'unico personaggio famoso a morire lì. Infatti, fu trovato morto per cause ancora non chiare anche il poeta e drammaturgo Dylan Thomas. Ma a quanto pare, né lui né Vicious hanno mai lasciato l'albergo, in quanto vengono spesso visti vagare per i corridoi del Chelsea. Ma l'hotel è temuto non solo per le sue apparizioni spettrali, ma perché al suo interno si verifica ogni sorta di attività paranormale. Da oggetti che volano da soli, improvvisi abbassamenti di temperatura, rumori di passi, urla e luci spettrali. L'hotel nell'ultimo periodo è stato meta dei ricercatori del paranormale, che approfittando della temporanea chiusura, a causa della pandemia in corso, vi hanno svolto delle indagini per studiare gli eventi paranormali del quale è protagonista. Akasaka Mansion. Il Giappone è il fulcro mondiale di eventi paranormali di ogni genere. Infatti lì troviamo la Akasaka Mansion, un residence hotel per soggiorni prolungati. Ma in realtà, in pochi riescono a trascorrervi più di una settimana, a causa di ciò che accade all'interno. L'hotel ospita al suo interno una delle entità più temute nel folklore giapponese. È conosciuta come la Nopperabu ed è una donna senza volto che percorre silenziosamente i corridoi, liberando un'energia che genera un'immensa sensazione di depressione. Un altro degli eventi terrificanti che si verificano nella Akasaka è una nebbia spettrale e densa che appare nei corridoi ed in diverse stanze. Ma forse il fatto più spaventoso che abbiano mai riferito agli ospiti è che di notte le coperte vengono trascinate violentemente a terra da una forza invisibile. Ed è molto comune per le persone sperimentare la paralisi del sonno, avendo orribili visioni di strani esseri vicino al letto. Fairmont Banff Springs. Chiudiamo il viaggio odierno con un hotel ubicato nelle montagne rocciose canadesi, progettato come un castello medievale. L'hotel è un luogo da sogno, dove i visitatori possono vivere un'esperienza lussuosa e rilassante. I proprietari hanno sempre negato l'esistenza di qualsiasi tipo di attività paranormale, ma i visitatori raccontano tutt'altro. Si dice che sia molto comune vedere il fantasma di una donna in abito da sposa passeggiare per i giardini dell'hotel. I visitatori vengono costantemente spinti giù per le scale da forze invisibili, tanto che dal momento del check-in i gestori consigliano loro di utilizzare l'ascensore per gli spostamenti. Ma anch'essi sono protagonisti di eventi paranormali, in quanto molti dicono di riuscire a vedere un uomo strano in piedi in uno degli angoli dell'ascensore, che improvvisamente scompare nel nulla quando si aprono le porte. Secondo i lavoratori dell'albergo, sembra che questo fantasma appartenga ad un uomo di nome Sam McCauley, il quale risulta essere un ex lavoratore dell'albergo, la quale mansione era quella di far salire gli ospiti in ascensore. Ed a quanto pare, era così legato al luogo di lavoro da averlo scelto come luogo di riposo per tutta l'eternità. Nonostante gli sforzi dei proprietari di smentire qualsiasi evento paranormale, a causa del passaparola generato da parte dei clienti, oggi questo hotel è considerato uno degli hotel più spaventosi di tutto il Canada. Questo è tutto per ora, amici. Vi ringrazio molto per aver visto il video. Se vi è piaciuto, non dimenticate di dare like e condividere, di seguirci ed attivare la campana. Prego, lasciate un commento.
Se volete, seguiteci sulle nostre pagine social che troverete in descrizione. Abbiamo creato un gruppo su Facebook, entrate a farne parte. A risentirci alla prossima, un saluto da parte dello staff di Viral Top Italia.